Grazie, buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo invito, ringrazio la dottoressa Di Marzio per avermi rivolto questo invito. Mi lega inoltre al CESMUR di Torino, in particolare al professor Introvigne, un'antica e consolidata amicizia, e vi potrà sembrare strano detto da uno della mia mole, ma dato, diciamo, il peso dei relatori che mi hanno preceduto, oggi mi sento un po' più piccolino, perché so che chi mi ha preceduto, i relatori, sono studiosi che hanno dedicato molti anni all'esame, all'analisi di questi argomenti. E anche io nel mio piccolo mi interesso, diciamo, di storia pentecostale ormai da diversi anni. I primi passi li ho mossi proprio con il CESMUR di Torino, iniziando a partecipare alle conferenze ormai 10 anni or sono anche all'estero sulla storia del movimento pentecostale in Italia. Oggi vi devo parlare di una pagina triste che ha riguardato questa realtà, ma su questa questione ormai l'interesse sta crescendo. Devo dire che sia in seno accademico, giornate come queste sono di testimonianza del fatto che ormai si parla di questa che è una delle pagine tristi non solo dei pentecostali, ma anche della nostra Repubblica, non solo in epoca fascista. Poi capiremo meglio perché. E sta crescendo una consapevolezza anche all'interno, diciamo, della realtà pentecostale italiana, dove si sta discutendo, analizzando, ragionando su questo periodo storico. La presenza oggi del presidente Loria, del segretario di Orio, delle Assemblee di Unitaria, del pastore Bogliolo, testimonia l'attenzione che c'è su questi temi anche all'interno, diciamo, di queste che sono le aggregazioni pentecostali più significative. Molto velocemente, io vi offrirò degli spunti di riflessioni su questi temi, dicendo semplicemente che io parlerei e sintetizzo di due fasi, diciamo, durante il periodo fascista che hanno riguardato i pentecostali. Una prima fase che io definirei moderatamente tollerante, per delle ragioni che la dottoressa Nardini prima ha anche accennato, e una fase invece in cui si può parlare di vera e propria persecuzione. In una prima fase, diciamo negli anni 20, vi offro un quadro della situazione. Negli anni 20 parliamo in Italia di 14 comunità pentecostali. Nel 1930 esistevano 148 chiese e ne divennero, diciamo, verso l'inizio degli anni 40, 175. Negli anni 20 la discussione nelle assemblee pentecostali era tutta incentrata sul tema del congregazionalismo, portato avanti con tenacia da uno dei pionieri pentecostali, Luigi Francescon. Ma c'era poca attenzione, diciamo, nei confronti di quello che succedeva fuori, e il mondo esterno, lo Stato quasi si interessava poco dei pentecostali, anche se scopriremo erano comunque osservati. Dicevo moderatamente tollerante semplicemente perché le posizioni di Mussolini al tempo della direzione dell'Avanti, anticlericali, anticattoliche, erano ben note, e in una prima fase il regime, diciamo, voleva in qualche modo dare una parvenza, diciamo, soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica internazionale, di essere garante, diciamo, delle libertà religiose. Ma poi, quando il regime decise, nella persona di Mussolini, di normalizzare il paese, di diciamo, dettare la linea morale degli italiani, si capì che bisognava intervenire anche su queste questioni. E ovviamente a complicare, diciamo, il quadro ci fu chiaramente la sigla dei patti lateranensi nel 1929. Ci troviamo a questo periodo in cui gli storici sono un po' concordi nel dire che il movimento pentecostale agì in completo isolamento. Per onestà storica, ripeto, la dottoressa Nardini prima lo diceva, va comunque detto che lo Stato fascista promulgò la legge sui culti ammessi, che era un richiamo allo Statuto Albertino, dove si parlava di culti tollerati. Ma di fatto, seppure c'era questa linea, questa volontà di dare l'impressione di essere un regime tollerante, nella concretezza la vita per i pentecostali in particolare, ma anche un po' per il mondo evangelico, si complicò non poco. Innumerevoli furono gli atti, diciamo, giuridici che ostacolarono l'opera di queste chiese. Quindi passiamo già alla fine degli anni 20
diciamo verso il 1930, ad una osservazione della realtà pentecostale italiana. Per esempio, io vi voglio leggere due righe della questura dove arrivò una segnalazione da parte di un parroco locale in provincia di Caserta, ad Ercole, che parlava così di una realtà pentecostale che era nata in quei territori. Hanno fatto propaganda attivissima, non sempre efficace, e sono riusciti a fare degli adepti tra il popolino, gente ignorante che, lasciato il lavoro, si è dato all'ozio, trovando la pagnotta presso quei signori. Pseudo, così venivano definiti i predicatori pentecostali, pseudo predicatori prezzolanti, gente spostata ed ignorante, con ogni sforzo, con ogni arte satanica, cerca di strappare la fede viva e nutrita dai cuori del buon popolo alle mie cure affidato. Questo era il clima nel quale, diciamo, agivano i pentecostali. Un clima difficile, erano già osservati, non entriamo ancora nel periodo, tra virgolette, nero, che comincerà nel 1935, ma fino a quel momento le questure controllavano, analizzavano e studiavano l'evolversi della realtà pentecostale nel nostro paese. Di qui si conclude questa che abbiamo definito questa fase moderatamente tollerante, per parlare invece dell'annus horribilis per i pentecostali, dell'inizio di una vera e propria fase che, senza mezzi termini, e sono contento che riportato nel titolo del mio intervento, si può parlare di vera e propria persecuzione. Questo coincide con l'ufficializzazione il 9 aprile del 35, quando viene inoltrata dal Ministero dell'Interno l'infamante e discriminatoria circolare numero 658, più conosciuta come circolare Buffarini Guidi, che prende il nome dal sottosegretario agli interni che aveva inoltrato a tutti i prefetti del territorio nazionale questa circolare, di cui cito questo breve inciso che dice che nasce per contrastare e proibire pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza. La persecuzione si intensificò nei confronti dei pentecostali per concetti che io, diciamo, ho racchiuso in delle ragioni molto semplici, legate al fatto che erano in qualche modo legati alla realtà americana, erano considerati filoamericani, e sul fatto che erano attestati su posizioni pacifiste. Questo fece, diciamo, in qualche modo allertare il regime su quella che era la posizione dei pentecostali, che crescevano di numero, nonostante la persecuzione, aumentavano le chiese e aumentavano i fedeli. Da quel momento ebbe inizio questa persecuzione, non esagero con queste parole, con arresti, deportazioni, confino e campi di concentramento. Questo momento è definito in un libro, e mi sarete testimoni, dal già presidente delle Assemblee di Dio Francesco Toppi, come resistenza pentecostale. Credetemi, si trattò di resistenza. Consentitemi solo una nota di qualche secondo personalissima: il mio bisnonno fu il primo pentecostale napoletano, fu colpito da questa circolare, subendo prima il carcere e poi il confino di polizia. Questo significò per una famiglia di molti figli l'interruzione delle attività commerciali, delle attività di una normale famiglia, che in quegli anni, nonostante il peso e i problemi legati alla guerra, dovette anche fare i conti con questa persecuzione. Ma ci sono tanti altri casi ancora peggiori. Per lo storico e giurista Giorgio Però, e quindi qui entriamo appunto nell'alveo di studiosi che hanno dedicato la vita a questi temi, questo costituiva il più grave provvedimento di intolleranza religiosa che sia mai stato emanato in Italia dopo l'epopea risorgimentale. Il pioniere pastore Roberto Bracco scrive che si tratta di arresti dopo arresti, esilio, prigioni, processi, rimpatri, minacci e percosse che avevano vissuto anche i pentecostali in questa città, a Roma. Gaetano Salvemini espresse indignazione per quel provvedimento. Cito testualmente le sue parole, che sono significative e oggi le ricordiamo. Se si nega ai tremolanti, così venivano definiti i pentecostali, tremolanti,
il diritto di tremolare, dove va a finire il mio diritto di non tremolare? Quindi anche in una certa parte politica il problema si poneva. Alcuni furono appunto incarcerati, ma altri mandati ai campi di concentramento, dove il pentecostale Antonio Brunetti perse la vita. E molti sanno che anche Filardo De Simoni è tra gli ostaggi che vennero trucidati nel massacro delle forze ardiatine. L'essere pentecostale per lui fu un aggravante. Incredibilmente, e qui vi lascio un motivo di riflessione, mi avvio verso la conclusione, dicendo che incredibilmente questa circolare sopravvive al regime. Crolla il regime, crolla il potere assoluto di Mussolini, si nasce la Repubblica Italiana, ma pensate un po' che questa circolare sopravvive 10 anni in epoca repubblicana, e questo è costato tanto sacrificio e tanti problemi ai pentecostali anche nel primo decennio repubblicano. La storia, diciamo, si concluse il 16 aprile del 55, quando in sede giudiziale venne finalmente abrogata questa circolare. Nella conclusione a questo intervento voglio solo ricordare che nel novembre del 2015 abbiamo tenuto un convegno commemorativo al Senato della Repubblica, nel quale abbiamo ricordato l'80° anniversario della promulgazione della circolare e il 60° anniversario dell'abrogazione della stessa circolare. Un convegno importante perché in quelle sedi dove diciamo un tempo venivano perseguitati i pentecostali, fummo ricevuti anche dal prefetto del Quirinale, avemmo incontri istituzionali con il presidente emerito Napolitano, per portare a conoscenza anche, perché no, dell'opinione pubblica di questi problemi. In quegli atti di questo convegno, che saranno a breve pubblicati, potrete esaminare di più questa questione. Segnalo l'imminente uscita di due testi, uno del professor Rinaldi in questi giorni in uscita, e uno al quale ho personalmente lavorato, che uscirà nei prossimi mesi, che sono una panoramica sulla storia pentecostale dagli anni del fascismo fino ad oggi, in cui ci sono anche degli approfondimenti. Nel libro al quale ho collaborato c'è un'interessantissima nota del dottor Liberato De Vita proprio sulla circolare Buffarini Guidi e su questo personaggio così controverso. Ci sono degli studi, inoltre, che vi segnalo, di un docente dell'Università di Milano, Zanini, che vale la pena approfondire, li trovate anche in rete, per poter in qualche modo fare luce su quelli che sono gli aspetti che io oggi in maniera molto sintetica vi ho sollevato. Concludo, diciamo, sposando quello che è stato l'auspicio del professor Paolo Naso e aggiungendo che io, anche se ho 30 anni, da 5 anni faccio attività di collaboratore parlamentare del senatore Lucio Malan, queste sono tematiche che conosco molto bene, e anche se giovane sento parlare di questa questione, ho partecipato proprio 10 anni fa, mentre muovevo i primi passi in questa sala, ad un convegno sulla libertà religiosa, se ne parla sempre. Oltre a quello che diceva il professor Paolo Naso, io spero, auspico, che quando finalmente questa legge ci sarà, tutti quanti diremo meglio tardi che mai. Grazie della vostra attenzione. Grazie.